una mamma. È una donna che ha una figlia e deve ricostruirsi una vita. Ricostruirsi una vita e ricostruire non solo il futuro ma anche il presente. Chi può aiutarla? Io dico, ti faccio avanti da lei, con lei e le posso dare una mano. Forse io uso la frase, non di Gandhi, ma quella di Madre Teresa, se non riusciamo a sfamare tutti, cerchiamo di meno di sfamarne una. Se ci riusciamo, io chiedo aiuto a tutti voi, e anche ancora di più in questo caso, faccio io, perché lei ha fatto una grande prova di forza, noi facciamo anche un'opera di umiltà in certi sensi, e questo va proposto. La conclusione del convegno, degli interventi, la lascio a Luisa Festa, il consigliere provinciale di parità, che diciamo mi viene a supporto e a conclusione del nostro convegno. Ma io ringrazio innanzitutto Angela Ricchiara, che è stata per me una sorpresa stasera per aver organizzato questa riflessione sulla violenza contro le donne in una maniera molto attenta e anche con grande sensibilità a questo tema. E ringrazio anche il sindaco Carfora che ha speso già delle parole molto significative e già ha dato una soluzione a questo problema indicando la rete delle istituzioni e delle associazioni. Già il nostro sindaco ha già dato un'indicazione molto forte. La consigliera di parità della provincia di Napoli come sapete, sono un pubblico ufficiale che si occupa in particolar modo della prevenzione e del controllo che siano applicate le pari opportunità nel mondo del lavoro e soprattutto lotto contro le discriminazioni nel mondo del lavoro e quindi in particolar modo anche sulla violenza. La violenza nel mondo del lavoro, che sapete, è tantissima, a partire dal mobbing, delle violenze che continuamente le lavoratrici e anche i lavoratori subiscono, e in questo momento di crisi economica fortissima, sicuramente ciò che si vive nel mondo del lavoro si ripercuote purtroppo nella famiglia. Quindi questo segnale fortissimo di questo aumento di numeri di violenza in famiglia certamente è una questione inquietante, perché sicuramente dà un segnale di un disagio, di forte disagio della società. E quindi, ma da questo disagio, che comunque questi dati che soltanto dal 1999 ha incominciato a prendere forma, perché prima del 99, quindi alle soglie del 2000, nessuno conosceva il fenomeno della violenza. Quindi siamo appena sui 12 anni ad affrontare questo problema, ed essendo 12 anni io mi rendo conto che le istituzioni hanno anche difficoltà ad affrontarlo pienamente, perché sono appena 12 anni. Ma questo è un fenomeno ancora molto più attivo, quindi la responsabilità in Italia è che si prende cura di questo fenomeno, che si affronta così tardivamente, certamente fa riflettere. Io nel 1982, 30 anni fa, sono andata a visitare la prima casa di accoglienza per donne maltrattate a Bruxelles, 30 anni fa. Quando sono tornata in Italia, io prima di fare la consigliera di parità mi sono sempre occupata della condizione femminile, delle donne, della violenza. Ho fatto fatica a far capire cosa significavano le case di accoglienza. Quindi sulle case di accoglienza si parla addirittura da 30 anni e stiamo ancora, e devo denunciare, a Napoli soltanto, che è la più grande città in questo momento del Mezzogiorno, soltanto con una casa di accoglienza minima dove possono ospitare soltanto 6 donne. Ma mi sembra quindi un elemento veramente da far riflettere, e innanzitutto una grande responsabilità che le istituzioni devono incominciare a prendere su questo tema. Ci sono le leggi, ci sono le raccomandazioni europee, ci sono tante normative che in questo momento danno attenzione. Anche la stessa ministra Carfagna, uscente, comunque ha fatto delle buone leggi a partire dallo stalking,
a partire da tutte le recenti leggi che adesso tutti quanti in questo momento stiamo utilizzando. Ma questo non basta, perché è un problema culturale. Il problema culturale è un problema che bisogna assumersi tutte le responsabilità, dalle istituzioni alle associazioni, ma facendo veramente leva su un tavolo forte e di impegno serio. C'è sicuramente delle buone prassi, io voglio dire che ci sono delle buone prassi su cui incominciare a ragionare. E 2 anni fa è stato fatto un protocollo d'intesa a cui io ho collaborato nella realizzazione del Comune di Napoli, dove sono stati fatti finalmente un protocollo d'intesa dove hanno firmato tutti i soggetti che devono essere coinvolti nell'attuazione e nella pratica della violenza, dalla prefettura, al Tribunale Ordinario di Napoli, il Tribunale per i Minori, la Procura della Repubblica, la Procura della Repubblica presso anche il Tribunale dei Minorenni, la Questura di Napoli, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Comando Provinciale, l'Università degli Studi, la Direzione Scolastica Regionale, l'Azienda Sanitaria Locale a Napoli 1, perché ne parlavo di Napoli, la Direzione Generale e anche l'Ospedale Caprarelli ha firmato questo protocollo di intesa. E devo dire che è stato più di un anno che noi abbiamo lavorato per poter mettere insieme tutti questi soggetti, però la cosa si è fatta. Questo primo protocollo che la città di Napoli ha realizzato, quindi ha firmato sulle azioni che ogni ente, associazione o istituzioni si sono impegnati a fare, è stata fatta sulla scia di altri protocolli che sono stati fatti nelle altre città d'Italia. Quindi noi siamo venuti sempre molto in ritardo, perché questi protocolli nelle altre città già funzionano da tanto tempo. E questo protocollo nasce proprio grazie al 1522, perché il 1522, che è praticamente il numero verde a livello nazionale che nasce dal progetto Arianna, porta in sé la questione del protocollo. Cioè non si può far parte del 1522 se tu non hai un protocollo di questo livello territoriale. La città di Napoli, infatti il Comune di Napoli, fa parte del 1522 e quindi è stato obbligato a fare questo protocollo. Questo protocollo non va, si deve avere le gambe, cioè non è che basta soltanto firmare, ma bisogna farlo camminare, insomma, perché poi mettere le firme attorno al tavolo, insomma, ci vuole fatica, però bisogna farlo camminare. Però un primo risultato che vi voglio raccontare, sempre l'effetto di questo protocollo, è stato sicuramente lo sportello antiviolenza che sta presso l'ospedale San Paolo, perché come si è detto, si è ragionato che tutti devono comunque fare la loro parte, e la cosa più importante è che quando le donne violentate, maltrattate arrivano al pronto soccorso, i medici devono essere preparati, i carabinieri, i posti di polizia devono essere anche preparati, perché quando una donna si presenta in ospedale con lividi o con altri segnali, bisogna comunque avere la sensibilità, e quindi gli operatori devono essere formati a comprendere che c'è un segnale su cui bisogna stare attenti, e quindi visitare, far uscire fuori spesso dalla donna. Quindi ecco perciò gli sportelli presso i pronto soccorsi sono fondamentali e sono importanti, perché con persone però qualificate e formate possono quindi individuare subito il problema e quindi aiutare la donna a denunciare. Perché fino a pochi anni fa, perché adesso finalmente a seguito di queste leggi l'arma dei carabinieri, la polizia quindi incomincia a essere più attenta, ma prima, quando le donne andavano in questura, i carabinieri dicevano: signora, ma tornate a casa, perché tanto state pace con vostro marito. Quindi era sempre la solita cosa, poi si tornava a casa e si ricominciava da capo. Quindi in questo momento è necessario e importante che queste esperienze che si stanno facendo, primo questo dell'ospedale San Paolo di Napoli, che sta avendo veramente un buon risultato grazie anche all'operato della dottoressa Elvira Reale, che ha lavorato tantissimo, lei ha fatto delle ricerche importanti su questo
su questo settore, e la novità in più che lei ha detto è che c'è un pronto soccorso che ascolta anche la violenza psicologica, perché adesso il maltrattamento naturalmente quando una donna si presenta in ospedale con lividi oppure con rotture di braccio, comunque è evidente che c'è stato un maltrattamento, quindi è fisico, è leggibile, quindi è possibile subito individuare. Mentre la violenza psicologica, così come raccontava la nostra testimone, è più difficile di andare a denunciare, andare a far capire che c'è una, che dietro questa violenza psicologica c'è un trattamento in famiglia. Quindi per evitare di arrivare alle terese monocore bisogna quindi subito intervenire. E devo dire che la Procura della Repubblica, in base ai riferimenti che la dottoressa Reale sta facendo sulla violenza psicologica, molti casi si stanno, diciamo, affrontando. Quindi le esperienze finalmente si stanno concretizzando con delle azioni concrete. Quindi io veramente mi auguro con questo bellissimo convegno che avete organizzato qua a Casoria, in questa biblioteca, e spero che ci siano più incontri, dibattiti su questo tema, perché è fondamentale, stiamo partendo col piede giusto. Volevo fare un'ulteriore comunicazione a proposito della violenza dei luoghi di lavoro, che è chiaramente il tema che mi è più caro, e che bisogna comunque lavorare molto di prevenzione. Voi sapete, non c'è nessuna legge sul mobbing, e quindi non c'è una legge sul mobbing, e quindi tutto ciò che riguarda la violenza dei luoghi di lavoro va sempre affrontato in una maniera molto cauta. Nuovi che sapete è molto difficile dimostrare, però anche con questa esperienza dell'ospedale San Paolo sulle violenze psicologiche, la dottoressa sta incominciando anche ad affrontare dal punto di vista psicologico, ad affrontare questo tema, come ci sono anche altre strutture delle ASL che si occupano di mobbing. Però ecco, quello che è fondamentale secondo me è lavorare sulla prevenzione. Sulla prevenzione, quindi la pubblica amministrazione in questo momento si è dato uno strumento fondamentale, che sarebbero i comitati unici di garanzia, che sono dei comitati che racchiudono in sé i compiti del comitato pari opportunità e i comitati mobili, perché adesso sulle pubbliche amministrazioni, a partire dagli enti locali, a partire dalle università, le aziende, tutta la pubblica amministrazione, dovranno quindi eliminare i comitati mobili, dovranno eliminare i comitati pari opportunità e quindi cominciare a istituire i comitati unici di garanzia. Questo è per legge e per collegato lavoro, e io comunque devo anche, nonostante che ho mandato delle lettere dai comuni di dover istituire questi PUG, c'è un grosso ritardo nell'attivazione. Quindi colgo l'occasione per poter ribadire la necessità e l'importanza di istituire i PUG. È vero, perché per i comuni piccoli si possono anche consorziare, quindi fare un solo PUG, non è territorio, non è piccolo, quindi si può fare. Non è semplice l'operazione, però i PUG che servono proprio per il benessere, per chi lavora, e lottare contro la discriminazione e sulla questione della violenza nei luoghi di lavoro, è uno strumento importante che i comuni, che l'amministrazione possono avere e utilizzare per poter prevenire la violenza nei luoghi di lavoro. Perché io sono veramente convinta che quando c'è violenza in famiglia vuol dire che c'è anche disagio anche nel posto di lavoro. Secondo me c'è un collegamento su cui noi non possiamo trascurare e su cui noi dobbiamo riflettere anche di più. Quindi proprio su questo io inviterò anche i sindacati a realizzare insieme con me e a promuovere, perché sapete, PUC, essendo uguali ai comitati pari opportunità e ai comitati mobbing, devono avere un comitato paritetto, quindi deve essere costituito sia da personale dipendente che da personale dal sindacato. Su questa informazione che è doveroso farlo, perché noi siamo in ritardo, ci sono anche delle sanzioni per chi non fa il punto, quindi colgo l'occasione per ribadirlo e quindi per incominciare anche a lavorare. Io sono a disposizione presso il mio ufficio per dare maggiori informazioni sulla realizzazione.